sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Era da un po' che non facevo video mettendomi a parlare con voi di un argomento per me anche abbastanza importante. Però me l'avete chiesto davvero in tantissimo, è una domanda che mi fate di continuo da quando ho fatto coming out. Quindi mi sembrava giusto dedicare un video apposta per questo argomento. Anche perché molti mi hanno detto che molto spesso per capire la loro omosessualità sono andati davvero a cercare video su YouTube che si chiamavano come questo video, ovvero come ho capito di essere omosessuale, e tra cui anche persone molto vicine a me, quindi vuol dire che funziona questo tipo di video. Io personalmente non ne ho avuto bisogno, però posso capire che effettivamente una persona possa sentirsi tra virgolette confusa riguardo il proprio orientamento sessuale, quindi magari può aiutare la mia esperienza su come ho capito che mi piacevano le ragazze. Quindi ragazzi, se questo video vi piace mi raccomando lasciate un bel like, un commento qui sotto, magari scrivetemi anche voi le vostre esperienze, come l'avete capito, se l'avete capito, se siete ancora in dubbio, se avete avuto bisogno di guardare un video, magari proprio questo, per capire se effettivamente siete o meno omosessuali o bisessuali o quello che è. Tra l'altro volevo ringraziarvi per l'ultimo video, obbligo verità, vi è piaciuto tantissimo, siamo arrivati ai like che avevo chiesto, quindi molto presto arriverà quello tutte quante insieme, quindi aspettatelo ragazzi, non vedo l'ora veramente, non solo registrarlo ma anche di farvelo vedere perché sono sicura che sarà stradivertente. Tornando a noi, domanda: come hai capito di essere omosessuale? Me la fate in tantissimi, voi non avete idea, sotto il coming out, sotto il video del coming out, tantissime domande di questo tipo. In realtà ragazzi non c'è stato un momento preciso in cui l'ho capito. Inizialmente, se vogliamo proprio cominciare dagli inizi, a me diciamo che sono sempre in realtà piaciute le ragazze, anche alle elementari ero molto fissata con le mie amiche e all'inizio pensavo fosse tanto affetto, tanto voler bene, poi ho capito che in realtà erano le piccole cotte che si hanno da bambina anziché averle per i ragazzi, e ho avuto anche cotte per i ragazzi, però mi sono resa conto adesso a posteriori che più che cotte erano convenzioni, no? Tutte le mie amichette andavano dietro a qualche ragazzo e allora anch'io mi sentivo tra virgolette in dovere, ma in realtà i miei ragazzi non mi sono mai davvero interessati tanto, non sono mai stata tanto male per i ragazzi quanto invece sono stata per le ragazze, perché invece per le ragazze io ho sempre tra virgolette sofferto sin da bambina. Quindi se magari un maschietto mi diceva di no non ci rimanevo poi così tanto male, mentre se litigavo con una mia amica o cose del genere ci stavo malissimo. E le mie prime tra virgolette esperienze omosessuali le ho avute proprio da piccola, non ovviamente niente di serio, però bacetti, cose del genere. Sin da bambina sono sempre stata attratta dal sesso femminile e quindi andavo sempre verso le mie amiche. Ricordo che la prima ragazza che io abbia mai baciato avevo 6 anni, ci siamo date un bacetto molto innocente, niente di che, però effettivamente ero abbastanza piccolina e c'era questa ragazza, che anche lei adesso è omosessuale tra l'altro, che mi ha chiesto di giocare insieme, giocando alla famiglia, e diciamo che già da bambine sapevamo, conoscevamo le bambine, le famiglie arcobaleno a quanto pare, perché infatti abbiamo giocato a mamma e mamma praticamente. E niente, è stata la mia prima piccola esperienza e devo dire che da quel momento in poi, anche alle elementari, come dicevo, e tantissimo anche alle medie, mi interessavano molto più le ragazze di ragazzi, però ripeto che la prendevo inizialmente come tanto affetto, affetto quasi morboso a volte, ma si trattava per me di affetto. Mi era venuto il dubbio, soprattutto alle medie, che perché alle elementari non ne capivo nulla, quindi alle elementari proprio per me non era niente di che, mentre alle medie mi era venuto il dubbio e ci ho anche pensato, però diciamo che ho scartato l'ipotesi, o più che scartato l'ipotesi lo stavo negando a me stessa, perché la cosa un po' mi spaventava, perché comunque vivendo in una cittadina del sud, per quanto se ne possa dire, alcune cose sono vere, ovvero che almeno nella mia città le vedute sono un po' più ristrette che qui a Milano, quindi diciamo che facevo un po' più fatica ad ammetterlo soprattutto a me stessa, quindi alle medie l'ho pensato e negato in tutti i modi, a me stessa, non ad altri, anche ad altri, ma soprattutto a me stessa. Successivamente, dopo che mi sono accorta, mi sono resa conto che effettivamente questa ossessione quasi per le ragazze andava sempre più aumentando e diventava sempre più seria, in primo superiore mi sono innamorata, primo superiore e secondo superiore mi sono innamorata perdutamente di una ragazza, e da lì ho capito che effettivamente si trattava di amore e non di affetto. È lì che mi sono, forse la mia maturità mi ha fatto rendere conto che stavo cercando di mandare via
sensazioni che erano dentro di me e che non potevo assolutamente più negare, e quindi crescendo mi sono resa conto che effettivamente non potevo più nascondermi da me stessa. E la differenza effettivamente delle cose che avevo provato stando con dei ragazzi, perché molti di voi mi hanno anche chiesto: ma sei mai stata con dei ragazzi? Sì, sono stata anche con dei ragazzi, ma la differenza effettivamente di quando stavo con un ragazzo e di quando sono stata con una donna è abissale. Ovviamente le donne per me hanno sempre avuto una valenza molto molto maggiore, e in primo, secondo e superiore sono riuscita finalmente ad accettarlo, non, ripeto, non per gli altri ma a me stessa. Quindi essenzialmente è stato così che mi sono resa conto che mi piacevano le ragazze, ovvero ho accettato i miei sentimenti. Se qualcuno di voi in questo momento è lì in dubbio, che magari pensa: ma è tanto affetto o è attrazione? È una cosa che la si capisce magari dopo un po', non subito ce ne si rende conto. A volte è solo negare a se stessi, perché se voi già che avete il dubbio, vuol dire che è probabile che sia sì, perché altrimenti non vi verrebbe nemmeno il dubbio. Perché comunque non è detto che non vi possano piacere entrambi, o non è detto che magari vi piaccia soltanto il vostro stesso sesso. Dovete solo avere il coraggio di essere voi stessi, quindi di accettarvi. Già che avete il dubbio, è molto probabile, come dicevo, che effettivamente sia così, perché altrimenti non vi sarebbe nemmeno venuto il dubbio. Se già pensate: ma potrebbe piacermi quello? Beh, perché no? Semplicemente questo, perché non dovrebbe potervi piacere? Tutto qui. Magari poi ci provate e scoprite che non vi interessa, però perché non provarci? Quello che me ne ha fatto davvero rendere conto è stato l'innamorarmi di questa ragazza perdutamente alle superiori, e quello mi ha aperto gli occhi e mi sono capito che effettivamente era quello e non poteva essere altro, assolutamente, di quello ormai ne ero convintissima. Quindi ragazzi, essenzialmente per rendervene conto dovete solo accettarvi, imparare ad accettarvi, capire che non c'è niente di male, perché io all'inizio non riuscivo ad accettarmi perché pensavo fosse sbagliato, cioè ero omofoba verso me stessa, rendetevi conto. Credevo fosse una cosa sbagliata, una cosa che non si poteva fare, soprattutto perché avevo paura che, confessandomi alle mie amiche, soprattutto alle medie, loro avrebbero smesso di parlare con me, perché magari si sarebbero spaventate, avrebbero creduto che volevo star con loro, e non volevo perdere assolutamente le mie amiche. Mentre adesso che sono adulta, ho ormai quasi 21 anni, le cose sono cambiate e la società è cambiata sia al sud che al nord. Ovviamente, ripeto, per quanto mi dispiace dirlo, qui la mentalità è molto più aperta, mentre giù si fa ancora molta molta fatica, ma questo deve cambiare, e il cambiamento deve partire da noi, da me soprattutto. Inizialmente doveva partire da me, quindi quando io sono riuscita ad accettarmi, allora ho capito quello che effettivamente mi piaceva, e da quel momento sono stata molto molto più serena. E sono stata ancora più serena quando sono riuscita ad aprirmi a voi, alla mia famiglia, e mi sono accettata completamente, perché quando l'ho accettata a me stessa, mi sono accettata ma al 90%. Sono riuscita ad accettarmi davvero quando l'ho detto, come se fosse una cosa normale, alla mia famiglia, e adesso è una cosa normale, quindi è ora che io mi sono accettata al 100%, ed è ora che sono felice al 100%. Quindi ragazzi, in sintesi, se avete il dubbio, non state lì a cercare di capire, o vivetelo, vivete il vostro dubbio, sperimentate. Se avete dubbio che possa piacervi qualcuno del vostro stesso sesso, Provate a vedere cosa succede, provate a ascoltare le vostre sensazioni, non mettetele da parte, non cercate di accantonarle per paura di un rifiuto, non accantonatele per paura di non sentirvi accettati, perché se io avessi fatto così, adesso non sarei qui. Non vi sto a spiegare tutta quanta la storia, però se io non avessi accettato me stessa in primo e in secondo superiore quando mi sono innamorata, probabilmente ora non sarei qui, non avrei questo tipo di vita. E io ho ascoltato le mie sensazioni e ora sto inseguendo i miei sogni, soltanto perché ho avuto fiducia in me e ho, come ho detto ormai mille volte, avuto il coraggio di essere me stessa. Quindi niente, per capire quello che vi piace basta semplicemente ascoltare quello che avete dentro. Mettetevi lì, seduti, riflettete, pensate a voi stessi e dedicatevi un po' di tempo, dedicate un po' di tempo a voi stessi, a quello che avete qui e a quello che avete qui, tutti i giorni, e anche qualcosa di più. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto spero che vi sia stato utile. Ci rivediamo in un prossimo video, cercherò di essere più frequente nella pubblicazione, lo so che lo dico da tanto, però ragazzi, cercate di capire.
riempirmi, università, lavoro, amore, tante cose, però voglio tornare a essere più frequente, quindi magari consigliatemi anche qua sotto qualche video che vi piacerebbe vedere. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!